Allora, quaderni di archeologia nebrodea, Vittorio Alfieri, io le voglio chiedere perché quaderni? Avete forse concepito questa pubblicazione come una sorta di diario, di taccuino o di che cosa? Nasce da due motivi. La prima è una protesta, diciamo così. In un mondo editoriale a mio avviso inflazionato, dove chiunque scrive libri, tra virgolette, da calciatori che scrivono le proprie memorie, ma i quali a mio avviso si dimostrano molto più bravi con i piedi che con le mani o con la testa, presunti assassini che fanno i propri libri per discolparsi, chi non ha mai cucinato in vita propria che adesso scrive i libri di cucina. Visto che tutti fanno un passo avanti, di solito si fa per distinguersi, io l'ho fatto indietro, io ho scritto un quaderno, io e i miei collaboratori dell'associazione Restart. Poi tra l'altro quaderno è una cosa più intima, più personale, quindi è giustissima la sua osservazione, è un taccuino, un diario, come si addice ad un archeologo. Un archeologo medio bravo non ha mai certezze assolute, anzi cerca sempre la fase successiva a quella a cui è pervenuto nella ricerca. Quindi sono delle considerazioni, delle riflessioni, a volte delle paure, a volte delle emozioni positive che io e gli altri autori abbiamo voluto mettere nero su bianco, sperando che questo fosse il punto di partenza di un dibattito culturale, soprattutto archeologico, sui Nebrodi. Quaderni di archeologia, cosa racconta? Quaderni di archeologia, innanzitutto nelle nostre intenzioni, dovrebbe essere una collana, quindi l'intestazione è infatti generica. C'è scritto volume uno, primo, no? Sì, sul si primo, presuppone che ci sia il secondo e fosse il terzo. Sul primo non ci sono dubbi, certo, sugli altri non posso garantire. Il problema garantire. Nasce quando si dovrà fare il secondo. Esatto. Nelle nostre intenzioni, nelle mie in particolare, perché mi sono sempre sentito nebroideo, non stefanese, mio paese di origine. Ma non è più corretto dire nebrodense anziché nebroideo? Diciamo che questa è una diatriba linguistica su cui potremmo discutere, sicuramente sì, però in questo caso poi si pone un altro problema, ci arriveremo tra un po' anche nella traduzione di altre lingue, questo è un neologismo. Io per esempio non ho capito bene se i cittadini di Bassano del Grappa sono bassanini o grappini. Bassanini, ecco. Con aspirazione ai grappini però penso. E quindi nelle intenzioni, dicevo, c'è la volontà di raccontare questo territorio. È il primo volume, come si evince dalla copertina, e in questo caso Santo Stefano di Camastra, ma non è una monografia, perché come lei... Siete fatti parlare, prendete in esame un territorio piuttosto vasto che va da Tusa fino ad Agatirno, che finalmente abbiamo, esatto, possiamo stabilire con certezza che la città greca di Agatirno è ubicata a Capo d'Orlando. Ancora discutiamo che non ci sono certezze. In questo momento io mi sento di affermare che Agatirno è da localizzare a Capo d'Orlando, poi tutto è suscettibile di revisione. Scusi, in questo volume Quaderni di archeologia nebrodea, a quale fonte vi abbeverate? O vi siete abbeverati? Bella domanda, di ufficiale c'è poco e spesso più che fonti scritte, letterarie, si tratta di fonti cartografiche che, se sapute leggere in un certo modo, danno delle informazioni interessantissime. Una spina archeologica di questo territorio, ad esempio a proposito di localizzazione, l'identificazione di Noma, questa cittadina che andò, secondo Silio Italico, in soccorso degli amestratini, che sono i mistrettesi, appunto in soccorso in battaglia, quindi dovrebbe essere localizzata a ridosso di Mistretta. Quindi ma Santo Stefano di Camastra, diciamo, no? Probabilmente, qua veramente non abbiamo certezze, però c'è un disegno acquerellato di Camillo Camigliani, questo architetto fiorentino che insomma lavorò per il governo spagnolo, un disegno del 1583, appena 100 anni prima della famosa frana. Torre delle Sciavole, tra l'altro. Esatto. Porta la firma di Camillo, esatto, Camigliani. Lui insomma attenzionò vari, tutto il territorio, soprattutto costiero, ma in questo caso forse nessuno prima d'ora aveva guardato con attenzione il disegno del Serravalle, la vallata dominata dal castello di Mistretta e dai due versanti di Reitano da una parte
e di, adesso diremmo Santo Stefano, ma nel 1583 non c'era ancora Santo Stefano di Camastra e Santo Stefano di Mistretta il Casale, era in un'altra convalle. Bene, in un sito in cui poi si sono rinvenute delle evidenze di epoca romana prima e medievale poi, Camillo Camigliani disegna un agglomerato grande tanto quanto Retano, di cui si è perso ogni traccia. Quindi la fonte che ci dà questo disegno, forse nemmeno in un libro di 100 pagine ci avrebbe così entusiasmato. Quindi, nella sua introduzione lei scrive che si tratta di una pubblicazione classica ma allo stesso tempo innovativa. In che senso? Classica per l'argomento che viene trattato e nel modo in cui viene trattato. Innovativa perché solitamente non spetterebbe né ad un laureato in beni culturali archeologici o ad un'associazione di storici dell'arte, di archeologi, di restauratori fare un certo tipo di pubblicazione, o meglio, questo ci hanno sempre fatto credere. Spetterebbe agli organi ufficiali, la sovrintendenza in questo caso e la sovrintendenza di Messina, per essere chiari. Però siccome anche dal punto di vista archeologico i Nebrodi e soprattutto gli ultimi paesi della provincia di Messina, Santo Stefano nella fattispecie, sono periferia della periferia o almeno considerate tali, visto che nessuno si dava da fare, noi ci siamo rimboccati le maniche e l'innovazione è proprio questa, nello scendere in campo, dicevo, con le nostre paure, con le nostre sensazioni, con le nostre considerazioni e metterle nero su bianco. Ecco, leggendo la sua...